noi il ghiaccio questa sera qua in Piazza del Caffè di Rico, una serata dedicata ai giovani, alla musica fatta da giovani. Com'è andata? Cosa avete provato? Abbiamo provato una forte emozione, dai, è stata una bella soddisfazione. È stata una bella soddisfazione suonare soprattutto su questo grande palco, che noi di solito siamo abituati a manifestazioni più piccole, in cui comunque abbiamo cercato di tirare sulla gente con la nostra musica. Com'è andata? Che emozioni avete provato? Io ho sentito una grande emozione, poi chitarra, i chitarristi si scatenano sempre sul palco, mi hanno detto devo fare salti in alto. Sì, una grande emozione, abbiamo provato, siamo molto contenti, abbiamo suonato molto bene. Un buon inizio per questi grandi palchi, la voce del gruppo, il tuo parere sulla serata? Beh, sicuramente dal mio punto di vista è andata meglio delle altre volte in cui abbiamo suonato, ma sicuramente anche il resto della mia band è stato molto utile, ha avuto un grande ruolo all'interno della nostra esibizione. Perché la musica rock? Così giovani, appassionati di questa musica, com'è nata la passione per questo genere? Perché la musica rock live sta cominciando a scemare, a diventare sempre meno importante, il che è un po' brutto. Dobbiamo tenere vivo il rock, dovete ascoltarlo sempre. Sono da soli camminandoci. Una serata sicuramente emozionante, un palco importante qui nel centro di Urbino. Com'è andata e cosa avete provato? Secondo me la serata è andata benissimo, ci siamo divertiti ed è quello l'importante, e sul palco ho provato un'emozione quasi indescrivibile che raramente ho provato nel corso della mia vita. Perché avete scelto la musica rock? Come vi siete innamorati di questo genere? Perché la musica rock è un po' come la nostra libertà, che ci lascia andare e ci rende liberi, appunto. Quanto vi divertite a suonare insieme? Tanto, perché poi anche queste occasioni sono per fraternizzare ancora di più e riusciamo così anche a divertirci di più. Più suoniamo, più abbiamo voglia di suonare. A questo punto bisogna solo aspettare un'altra data. Sareste contenti di suonare ancora? Assolutamente sì, non vediamo l'ora, abbiamo già preparato la nuova scaletta, vogliamo tenere sempre vivo il pubblico e per il mio piacere ci saranno più canzoni dei Pink Floyd. Francesco, Scaramuzzino e Nenia, due giovani urbinati con la passione per la musica. Allora, diciamo che ci conosciamo da una vita, tutte e due. Però diciamo che sapevamo l'un l'altro che suonavamo da una vita, ma non ci siamo incontrati troppo subito, esatto. E siamo incontrati 3 annetti fa, che ci vedevamo a casa, a stare insieme, a suonare, suonavamo insieme, e ho detto ma questa cosa può essere anche, no? Qualcosa che... Esatto, portare al di fuori dalle mura. E infatti da un paio d'anni che andiamo in giro qua per i bar, in questa occasione ancora meglio, e si suona, dai, si canta, si trasmette, speriamo di trasmettere qualcosa. Che genere di musica fate? Allora, noi facciamo un paio di pezzi suoi, perché un cantautore, possiamo dirlo, scrive, si diletta, e facciamo un po' di cover, cantautorato italiano, indie, qualche rock anche qualche volta. La passione è tanta, ma suonate sicuramente per divertirvi. C'è anche un messaggio che volete mandare al vostro pubblico? Ragazzi, allora, la musica è bellezza, ti fa star bene, a noi e soprattutto al pubblico. Pensate che dietro c'è qualcuno che si sta divertendo, si impegna, e comunque non è manco troppo facile qualche volta. Perciò dateci, non lo so, dateci un sorriso e noi saremo sicuramente più bravi, sì, se sorridete. Sì. Non ci provo, ma neanche gioco. Mi vuole riportare nel fondo e restiamo nuovi. Tu che se dico sei bella, mi sembra un binocolo. Non ti dico una stella, brilleresti troppo. Ma troppo qua. L'Alba, un gruppo di Urbino, un significato particolare, una speranza, naturalmente la base, la passione per il mondo della musica. Certo, è l'essenziale, cioè la musica è la nostra vita, è stata sempre in noi e sicuramente questa città ci ha aiutato tanto ad esprimerci e a sviluppare questa passione. Perché proprio questo genere, perché questa musica, perché è fatta così?
Perché secondo me l'indie rock è il genere perfetto per poter parlare d'amore. E alla fine i nostri pezzi parlano di quello, in un modo o in un altro. È un amore che finisce come? Quasi sempre male. A volte però... male, a volte bene, soprattutto male. Soprattutto male, però è la vita. A volte bene. A volte anche bene. Una speranza c'è, una speranza che per voi è nata qui ad Urbino, che vi ha portato bene in qualche modo il vostro legame con questa città. È un bellissimo legame, comunque noi non siamo tutti di Urbino, però io principalmente sono di Urbino e... è una città bellissima, che mi ha dato veramente tanto, mi ha dato tanta speranza, mi ha dato anche tanta voglia di crescere e poter sperare in un futuro più alto, come la musica, appunto. Urbino dall'alto, più bella di Milano. Prima serata per Summer Night Bands, un progetto dell'amministrazione comunale di Urbino, diversi gli assessorati coinvolti, giovani e giovanissimi, che direi hanno avuto un grande successo questa sera. Siamo davvero molto soddisfatti, non pensavamo che ci fosse questo appeal su tutta la città, c'è stata davvero tanta gente, quanta non ne potevamo nemmeno prevedere, quindi siamo stati molto contenti, tutta l'amministrazione si è impegnata e ha appoggiato questa iniziativa che probabilmente meriterebbe di essere ripetuta. Ho sentito in tanti che erano qui presenti che ce l'hanno già richiesta, bisognerà rifletterci per magari per il prossimo anno o anche vedere in qualche iniziativa o qualche occasione ancora più vicina della prossima estate.